Mi viene da ridere, ma hanno buttato fuori un attaccante, non un difensore. Non c'ho più voce, perdonate. E no, e sui rigori si può discutere quanto si vuole, sull'espulsione anche. Peccato che hanno buttato fuori il migliore in campo, secondo me. E vedo che ci stavano dando soprattutto la mano nel finale, quando stavano uscendo un pochino loro. Metterla a cercare lui, trovare lui, che te la protegge, ti fa salire, ti aiuta tanto. Peccato perché gli è stata promessa quell'espulsione a fine primo tempo, eravamo tutti presenti, però fa niente. È un peccato non aver ciò per le prossime partite. Perché se ti buttano fuori un giocatore, la prima cosa che gli dice l'arbitro è adesso te ne stai 5 giornate a casa, ci lascia pensare. Ho sentito un pezzo di quello che ha detto il mister che chiediamo rispetto. Speriamo dalla prossima di averci. Dietro però, tornando al discorso campo, pare che state assumendo una fisionomia ben precisa, state trovando le distanze giuste in campo. Questo forse vi ha permesso anche poi di portare in porto la partita con i 3 punti con una certa tranquillità nella ripresa, quando poi alla fine sono fatti, il gioco si faceva duro. Allora, la difesa sembra il reparto che secondo me ci mette un po' più di tempo a trovare le misure. Però stiamo facendo tanto forza sul temperamento dei giocatori. Perché se ci fate caso, tutte le partite che abbiamo fatto finora, dove doveva uscire il temperamento, la personalità, l'esperienza, tutte quelle componenti sono uscite. Vai sotto col Deltona, pareggi, fai un'ottima partita a Sanremo, a Casale vinci di monta, dopo che ti hanno buttato fuori un giocatore. Oggi una grande squadra come la Caronese inizia a prendere per la fisionomia che era la partita, il pallino del gioco verso la fase finale, tu riesci a fare quel fottino. Non mi ricordo tiri pagati da Cirillo, nemmeno uno. Poi io sono difensore, sto attento a calci piazzati, non l'abbiamo ripresa, abbiamo sempre difeso bene. È una partita che non hai avuto il tempo di preparare, perché lunedì ci siamo stati a casa con la pioggia e ieri non ci siamo potuti allenare la mattina, siamo andati in pomeriggio, quindi abbiamo dovuto accorciare i tempi. Mercoledì non è mai facile giocare. Poi c'è il vento, una squadra che gioca bene a pallone. Tutte quelle componenti che se non hai quelle caratteristiche che ti ho detto prima non la porti a casa. Hai nominato Cirillo, non ha compiuto grandi interventi come hai detto, però ha sempre dato la sensazione di essere sempre sul pezzo, anche sulle palle sporche, nelle mezze uscite. Per un ragazzo del 2003 non è così banale avere quel tipo di personalità. Cirillo è un giocatore che penso sia una scommessa mia dalla società, perché se non sbaglio Luca che è nel settore giovanile, ci sta dando la possibilità di avere 2 o 3 in porta e quindi poter giocare con altri giocatori in mezzo al campo, nonostante hai altri portieri del 2000 che è un ottimo portiere, che in tutte le squadre giocherebbe, hai Ghizzardi che è allo stesso livello di Cirillo, quindi è un'ottima presenza, sta facendo bene. Ma come che un po' penso che siamo da primi posti come gruppo. No, perché ci vogliamo bene a vicenda. Cioè, il direttore parlava di gestire Capra, ma come lo gestisci Capra? No, ma non, no, ma dico gestire, Sì, no, no, dico io dico gestire. gestire a livello di campo, non dico Sì, gestire, per no, carità di certo. Dio, E, abbiamo molte personalità, una diversa dall'altra, che poi compongono il gruppo. Cioè, sono sincero, io Capra me lo metterei sul comodino, come un fratello per me. Lo Bosco è arrivato, è un leader indiscusso, ma tutti i ragazzi si sta creando quello per cui siamo qua, che è creare uno zoccolo, delle fondamenta con alle spalle una società importante che non ci fa mancare niente, che ci dà tutto, ha messo a disposizione tutto quello che abbiamo chiesto, perché bisogna andarne in atto, e siamo messi nelle condizioni di poter fare meglio. Ripeto, anche oggi hai vinto grazie alla compattezza di gruppo.
perché io sono ancora, io quando vinco così, per come sono fatto io giocatore, sono ancora più contento, perché se gioco male vinco, quando gioco bene stravinco, spero. Si spera. Però sono buoni segnali.